Rieccoci con l'orientamento, torniamo questa volta con la Coppa del Mondo di Mountain Bike Orienteering che va in scena in Trentino, per la precisione sull'Alpe Cimbra tra Lavarone, che è anche centro federale dello sport dei boschi, e Folgaria, che ospiterà la terza di tre giornate davvero molto molto intense. Si parte con una prova sulla media distanza, seguirà la massacrante longa e infine, per chiudere l'intenso trittico trentino, sarà la volta della prova squadre miste, una ragazza e due uomini, formula questa molto appassionante. Bentrovati allora con l'orientamento da sottoscritto Gianfranco Benincasa e dall'immancabile Pietro Ilarietti. Ciao Pietro, bentrovato. Bene, anche a te. Ciao, benvenuti a tutti. Beh, ci prepariamo a vivere quello che è il momento topico della stagione della mountain bike orientamento. Abbiamo seguito in precedenza altri appuntamenti, eravamo in Veneto, in Val Doppiadene, oggi invece ci spostiamo sugli altipiani cimbri, un luogo che ha sempre accolto l'orientamento, è un po' la casa dell'orientamento italiano, qua c'è anche il centro federale e ci prepariamo ad accompagnare le gesta di questi nostri campioni. Diciamo che siamo messi bene, abbiamo una squadra veramente competitiva e ci apprestiamo a questo trittico con ambizioni importanti, soprattutto con i nomi Luca Dalla Valle, Bettega e Iris Pecorari, ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Siamo in Alpe Cimbra, Daniela Vecchiato ci accoglie in questo splendido territorio a vocazione orientistica. Sì, io vi do il saluto a nome dell'azienda per il turismo Alpe Cimbra, una località che negli ultimi anni ha espresso fortemente il desiderio di ospitare grandi manifestazioni sportive. Ci siamo preparati al meglio ad accogliere l'MTB Orienteering World Cup. Gli atleti troveranno una calda accoglienza. Innanzitutto visitare i tanti paesi che caratterizzano l'Alpe Cimbra, Folgaria, Lavarone, Luserna e Invigolana, scoprire le bellezze storiche, le sette fortezze dell'imperatore, Basetuono, i tanti musei e poi sicuramente degustare il buon cibo a chilometro zero. Finalmente si gareggia. Ivan Gasperotti, oggi in questa middle cosa troveremo? Percorsi veloci però impegnativi dal punto di vista fisico, un continuo sali scendi, resi ancora più difficili dalla pioggia di questi giorni. Allora, percorsi non facili da affrontare, ci diceva il tracciatore, staremo a vedere prima di entrare nel vivo di questa nuova puntata del magazine dedicato allo sport con bussola e cartina. Ci corre l'obbligo di ringraziare per l'assistenza tecnica Tommaso Ecker e allora qui ci si scalda sui rulli prima della middle che aprirà questa tre giorni trentina di Coppa del Mondo in sella alla bici e con la cartina sul manubrio. Sì, è così, questa è la zona della quarantena, gli atleti sono isolati dal resto praticamente del mondo per non ricevere informazioni su quello che è la gara, ognuno si distrae come può e avevamo visto che c'era Bettega che faceva le parole crociate, un modo come un altro per distrarsi, una divagazione, ma mi sembrano molto concentrati gli azzurri. Qui Iris Aurora Pecorari, che è reduce da una stagione molto buona a livello italiano, ha sempre vinto. Luca Dalla Valle, un monumento dell'orienteering italiano, se vogliamo riassumere il suo palmarès molto in breve: 2 ori mondiali, 2 argenti, 2 bronzi, medaglie europee, vittorie in Coppa del Mondo. È lui veramente, questo è un tributo alla sua carriera, ma il personaggio emergente che seguiremo in modo particolare è Fabiano Bettega, il presente della mountain bike orienteering italiana. Fabiano Bettega, 26enne di Imer in Primiero, altra culla ovviamente dell'orienteering italiano. Iris Aurora Pecorari qui in queste immagini, anche lei sta facendo davvero molto bene, ancora under 23, quindi ancora giovane, può crescere. Qui un errore, si torna sì, indietro per cercare il punto, per cercare la lanterna. Martin Canta, Federazione Ceca, i cechi che sono arrivati agguerriti qui sull'Alpe Cimbra, che sono davvero una nazionale non forte, fortissima. Sono una nazionale fortissima perché sono il frutto di un movimento che esprime numeri grandissimi. Mi spiegavano proprio gli azzurri, qui Bettega in azione, sta andando molto bene, ottimi intertempi per lui. Hanno un movimento veramente vasto, ogni weekend riescono a esprimere un evento con centinaia e centinaia di partecipanti, una cosa praticamente incredibile. Non male neanche i danesi, sì. Qui vediamo inquadrata la Søgaard.
Sì, tra l'altro oggi non l'abbiamo detto, ma le gare che riguardano le categorie giovanili, gli Under 23, sono valide come campionato mondiale. La più grossa rivale per, in questo caso, la nostra Iris Pecorari è la finlandese Karina Nurminen, che è una atleta polivalente, pratica anche il ciclocross, la mountain bike. Lei ha iniziato però con la corsa a orientamento, quindi ha solide basi, perché nella sua famiglia, come in tante famiglie di orientisti, si pratica appunto lo sport con mappa e buco. Qui il punto di controllo, allora stiamo seguendo la prova di media distanza, 19,6 km e 360 metri di dislivello, con 22 punti di controllo al maschile, mentre al femminile è previsto un percorso di 13,3 km, 300 metri di dislivello e 17 punti di controllo all'interno di quello che è il tipico bosco alpino, ovviamente dell'Alpe Cimbra. Si sta gareggiando in una giornata che è stata fortunatamente risparmiata dalla pioggia, ma gli atleti devono comunque fare i conti con un terreno pesante a causa delle abbondanti precipitazioni della notte e dei giorni precedenti, come ricordava anche il tracciatore. Sì, abbiamo visto due grandi protagonisti, due fuori classe: Christoph Bogar, che è un grande campione, insieme a Wojtek Straski e l'altro Wojtek Ludwig, tutti appunto ciechi, e poi abbiamo visto Nicoline Splithorff, che è una danese molto molto forte. Lei è una studentessa in medicina ed è qui per fare bene, è anche una delle candidate alla vittoria finale della Coppa del Mondo, perché queste gare appunto valgono come Coppa del Mondo. E qui siamo all'arrivo nella zona di Gionghi di Lavarone, ad organizzare il Gronlight Orienteering Team, questa tre giorni di Coppa del Mondo, team guidato da Fabrizio Bonecker, chiamato a coordinare un gruppo di una cinquantina di volontari. La parte tecnica è stata curata da Giuseppe Simoni e dal tracciatore, lo abbiamo sentito anche in intervista, Ivan Gasperotti. Intanto arrivi degli azzurri da tenere d'occhio. Sì, arriva Iris Pecorari, lei sta facendo un ottimo tempo nella categoria Under 23, un po' più dietro per la categoria Elite. Arriva anche Luca Dallavalle, per lui un buon tempo, 58,26, e molto bene, primo tempo per la danese Nicoline Splithorff, esatto. 47-44, e arriva Fabiano Betega con un tempone, 55-50, stremato veramente. Finito, attenzione a Bogar, se la sta giocando con il cieco, 55-55 e 55, siamo primi. Può piangere di gioia però. Allora Fabiano Betega va ad assicurarsi la prima vittoria in Coppa del Mondo. Fabiano Betega, Bogar, Straski, Ludwig, tutti ciechi dietro. Tutti ciechi dietro, e quindi è una vittoria con avversari di grandissimo spessore, mentre la nostra Iris Aurora Pecorari è terza nel mondiale Under, nona nella classifica di Coppa del Mondo, che vede Splithorff, Nurminen e Søgaard. Grandissima gara davvero di Fabiano Betega, sì, e lo vediamo che gioia qui alle premiazioni. Piangeva, ne aveva ben d'onde, perché ha conquistato una vittoria davvero importantissima, la sua prima in Coppa del Mondo Mountain Bike Orienteering, lui che aveva fatto bene però nei 10 anche ai mondiali e agli europei, e lo scorso anno aveva vinto 7 gare su 8 a livello nazionale, quindi evidentemente la crescita c'è stata tutta. Qui terzo posto ai mondiali per Iris Aurora Pecorari, che però ha chiuso nona nella prova di Coppa del Mondo. Ma subito la voce dei protagonisti, subito Betega. Fabiano Betega, vittoria in Coppa del Mondo nel tuo Trentino, che soddisfazione. Soddisfazione proprio, era immensa, non pensavo, però sapevo che potevamo giocarci le nostre carte. È tutto grazie al tifo di casa, che sentivo veramente molto vivo. A livello internazionale ho fatto in questa specialità nono all'europeo, nono al mondiale, sono nei 10 al mondo e oggi ho confermato la mia forza insomma in questa specialità anche. Grande Italia per questa prova sulla media distanza, ha vinto Betega, per te terzo posto. Sì, sono molto contenta della mia gara perché ho dato tutto quello che avevo e le altre sono anche più grandi, perciò ho anche il tempo di crescere nei prossimi anni. Domani è un po' lunga per le mie caratteristiche, io vado bene di solito sull'ora, speriamo che vada bene. Dicono che Gigi Girardi è sempre un tracciatore molto molto severo. Sì, in realtà a me piacciono le long, si chiamano long per questo motivo, e quindi su questo tipo di gara a me piace tracciare duro, quindi secondo me da questa gara esce chi sa durare tanto di testa.
E allora, archiviata la prova sulla media distanza, tocca ora la long 31 km e 1035 metri di dislivello per la prova maschile, 26 km e 650 metri di dislivello per quella femminile. E si va incontro ad una giornata, che dire, impegnativa. Pietro, sarà poco, perché ieri la pioggia ha risparmiato gli atleti, oggi nebbia, freddo, pioggia, tanta, battente, e insomma bisogna concentrarsi. Lo avete visto, Iris Aurora Pecorari sta pensando: oddio, questa è lunga, 26 km per le ragazze, 31 per i ragazzi, oggi giornata davvero difficile, lo vedete anche dalle gocce sulla cartina. Sì, peccato, un bruttissimo tempo, veramente, un tempo da finlandesi, ecco, da nordici sicuramente. Per noi è un peccato, mentre vediamo partire Fabiano Bettega, che è un po' l'uomo del momento, perché probabilmente oggi non è la sua gara, perché la distanza lunga forse non è quella che più gli si addice, però vola proprio leggero sulle ali dell'entusiasmo. Brutto tempo che purtroppo mette in difficoltà un altro azzurro come Riccardo Rossetto, che si è presentato in super forma ma è magrissimo e sta pagando tantissimo questo tempo brutto. Invece anche Iris Aurora Pecorari oggi non sta fornendo la sua miglior prestazione, qualche errore, gli intertempi la vedono piuttosto alta. Eh sì, non è la sua gara la long, questo lo aveva dichiarato anche il giorno precedente, però ovviamente per onor di firma e per provare a crescere anche su questo tipo di distanza, su questo tipo di gare, Iris Aurora Pecorari è qui in gara, si gareggia in una giornata, lo vedete, decisamente autunnale, con pioggia, nubi basse e temperature intorno ai 15 gradi su un percorso, lo ricordiamo, 31 km per i maschi, 26 per le ragazze, e sono 21 i punti di controllo al maschile, 19 al femminile. Lavarone si conferma tra l'altro luogo di grande tradizione orientistica, come abbiamo ricordato, centro federale per gli azzurri, ma è stata anche teatro, no, nel 2014 dei campionati mondiali di corsa orientamento, insomma è una località sempre vicina a questo sport. Sì, è una località che si presta, ci sono scenari unici, mentre vediamo la danese Splittors che sta anche oggi andando molto bene, direi che è nelle posizioni sempre buone, è nel podio, mentre qui Luca Dalla Valle che sta facendo abbastanza bene, anche se lui ha confidato che oramai è da un po' di tempo che ha leggermente mollato, non è più quel Dalla Valle ad altissimo livello. Lui fino al 2018 ha praticamente fatto solo orientamento, era sempre iperconcentrato e ha anche raccontato che quel periodo non l'ha vissuto benissimo, perché viveva proprio una totale dedizione per questo sport e ha raccolto grandi risultati. Ora invece dice: lo faccio con meno impegno, mi piace, però arrivo alle gare e sono un po' arrabbiato perché non riesco a dare quello che avrei voluto. Quindi, però d'altronde anche lui ha iniziato una carriera lavorativa. Qua Fabiano Bettega incredibilmente è primo pure oggi, sta andando veramente bene. L'entusiasmo della vittoria nella middle lancia le pedalate di Bettega. Ma non lancia, cioè sta veramente sovrastando tutti, perché al momento viaggia con oltre 5 minuti di vantaggio, una cosa che non si è mai vista su due campioni come Wojtek Lutik e Christoph Bogart, che sono dei fuoriclassi assoluti. Quindi eccolo Ludwig, quindi godiamoci questo momento, godiamoci questo Fabiano Bettega, che tra l'altro nel 2010 fu protagonista di un pauroso incidente che poteva chiudere anzitempo, no, la sua carriera, con una gamba schiacciata sotto la ruota dell'autobus scolastico, per lui un paio di mesi di ospedale e una lentissima riabilitazione che lo aveva portato prima a camminare con le stampelle e poi a tornare a gareggiare ad alto livello, ora possiamo dire ad altissimo livello. E qui Luca Dalla Valle abbastanza bene anche oggi nella top 10. Io ricordo all'epoca Fabiano Bettega, c'era tantissima preoccupazione, addirittura ci si chiedeva uno se potesse tornare a camminare, poi addirittura ha ripreso a gareggiare e ora, se tu lo guardi, non si nota nulla, certo, meno c'è male, una cicatrice. Eccolo qua ancora Fabiano Bettega alla grandissima, sta ancora guadagnando, incrociamo le dita, perché nell'orientamento non si può mai sapere
fino alla fine, si possono commettere degli errori. Abbiamo parlato della nazionale che sta dando buone prove, magari elenchiamo anche i nomi degli altri azzurri: ci sono i fratelli Traversi Montani, Matteo e Michele, Michael Wild, Piero Turra, grandissimo e storico, Antonio Mariani, Luca Dalla Valle, Fabiano Bettega e poi spero di non avere dimenticato nessuno. Questi è un po' il guarda la pioggia roster. Guarda la pioggia, qui siamo già, Piero Turra lo dicevi, eccoci qua, siamo già nella zona degli arrivi, giornata durissima. Comunque quest'oggi, tra pioggia, freddo e terreno scivoloso, prova quasi estrema quella di Lavarone, con gli atleti sempre al limite davvero, molti anche, va detto, i ritirati. Tanti. Fin dalle prime fasi proprio per il freddo e questa pioggia battente. Oggi era importante correre seguendo il proprio piano e cercando veramente di non andare fuori giri. Un'altra vittima del freddo è Riccardo Rossetto, che dice: ho preso freddo da subito e non mi sono più ripreso. Lui poi è magrissimo in questa fase, come gli atleti in super forma. Un ringraziamento speciale va anche a Anastasia Trifilenkova, che si è prestata sotto la pioggia per realizzare queste immagini in movimento. Ma arriva Carina Nurminen, ottimo tempo per lei, è la prima. Sì, 2 ore e 30 secondi, Iris Aurora Pecorari è oggi dietro, molto dietro, ma lo sapevamo, non è finita la sua prova, eh. E oggi poi tra l'altro con questo tempo, Luca Dalla Valle ottavo tempo per sì, lui discreto, 13:46 in questo momento il ritardo rispetto a un Fabiano Bettega che stava volando, ecco Bettega che sta arrivando sul traguardo. Vittoria Italia bellissima, 2:09:34, 2 ore 09:34, stremato anche oggi, guarda subito l'orologio, guarda subito il suo tempo, grande prova veramente ancora una volta di Fabiano Bettega, che va a fare un fantastico bis, guardate la nazionale, la gioia. Simone Bettega, che è anche il suo allenatore, Fabiano Bettega davanti a Wojtek Luttig e Christoph Bogart. Sì, è ma grandissimo, guardate i distacchi, esatto. 8:14, 9:22 rispetto a due fuori classe assoluti della mountain bike orienteering. Nurminen 2 ore e 30, Søgaard, Splittorff, le altre due danesi si devono accontentare del secondo e terzo posto. E qui siamo alle premiazioni ed è ancora un sapore bellissimo questo, sì, perché sul gradino più alto arriverà fra poco nuovamente Fabiano Bettega. Allora le foto, d'Italia, i video, oggi. Eccolo qui, grandissimo sorriso e grandissima doppietta, favoloso bis per Fabiano Bettega. Eh sì, e questo era il podio della classifica generale di Coppa del Mondo, dove è terzo Fabiano Bettega, un bis da sogno, sei ancora tutto infreddolito, che emozioni innanzitutto? Sì, sono ancora un po' infreddolito e sconvolto, però sì, non so cosa dire sul serio, senza parole. Però tanto fango, tante radici, tante salite, discese, veramente dura, quindi avevo pochi riferimenti. Io comunque ho fatto la mia gara al mio ritmo e come gruppo stiamo crescendo tanto. Era il mio sogno venire qui e vincere qualcosa, vincerne due, senza parole assolutamente. Che cosa hai preparato per i nostri atleti? La gara si svolge intorno a Folgavia, per cui è un misto tra zone abitate e zone boschive, diciamo, e percorso veloce, direi moderno, insomma, per come la vedo io. E allora abbiamo visto quelle splendide immagini delle premiazioni, qui intanto siamo a Folgavia per la prova delle staffette miste, ci ritorneremo subito, però riordiniamo un po' l'idea, ancora seconda vittoria di fila per Fabiano Bettega, che alla fine chiude anche terzo nella generale di Coppa del Mondo alle spalle dei cechi Bogar e Luttig, con 378 punti, un certo distacco rispetto ai due cechi, ma che prove che ha regalato sull'Alpe Cimbra Fabiano Bettega, davvero a questo punto è conscio che ce la può fare e se la può giocare anche in Coppa del Mondo, se la forma ci sarà ovviamente. Certo, allora io credo innanzitutto che questa, mentre c'è la partenza in massa delle donne, noi abbiamo sempre Iris Pecorari, la nostra squadra vede oggi Iris Pecorari, Fabiano Bettega e poi chiude Luca Dalla Valle. Dicevamo, qua c'è la Danimarca in testa che aspetta il primo cambio, dicevamo di Fabiano Bettega,
Si può dire, qualcuno potrebbe dire ha vinto in casa, in realtà no, perché ha battuto due fuori classe, quindi nessuno può dire che gli hanno regalato la vittoria, perché io credo che quell'ordine d'arrivo se lo stamperà bene, se lo appenderà della long sicuramente casa. Perché 8 e 14 9 e 10 sui due ciechi non male come distacco in una giornata da tregenda. Allora Betega che chiude terza anche in Coppa del Mondo, che ha visto la vittoria di Bogar al maschile e di Nicolin Splittorf la danese al femminile. Qui allora siamo alla giornata conclusiva, perché la rassegna internazionale sulle Alpe Cimbra si chiudeva con la sprint, la gara squadre miste che ha visto al via una donna e due uomini per l'Italia, come ricordava il nostro Pietro. Dunque i rispecorari, Luca Dalla Valle e prima Fabiano Betega, gli azzurri arrivano a quest'ultimo giorno. Non partiamo benissimo oggi, siamo decimi. Arriviamo sulle ali dell'entusiasmo diciamo, ma sì, anche un po' stanchini Sì, diciamo che in questo momento c'è il cambio, arriva Iris Aurora Pecorari che non ha probabilmente dato il meglio di sé, è rimasto Fabiano Betega ad aspettarla. Ora lui è chiamato a una grande rimonta perché abbiamo davanti 10 team. Betega qui prima in solitaria va via via recuperando un pochino, però 10 squadre dura, sono tante, in testa addirittura due formazioni della Danimarca. Bisogna dire che per quando si va poi a stilare la classifica finale viene tenuta solo una squadra, quindi le doppie squadre le eliminiamo. Qua vediamo Fabiano Betega che ha rimontato tanto, ha raggiunto il ceco Martin Kanta, sta andando molto bene, ha una bella pedalata ed è sempre molto concentrato, è nel suo momento d'oro, quindi anche tecnicamente non sta sbagliando niente, ma la tecnica è sempre stato il suo punto di forza. E queste belle immagini, vediamo una pedalata sciolta, sembra un pochino più affaticato il ceco dietro che sta tenendo le sue ruote. Qua c'è un bellissimo panorama e si vede proprio È la giornata decisamente diversa rispetto a quella della long. Una Fabiano Betega che ha lavorato molto, anche ci diceva sull'aspetto e sotto l'aspetto psicologico, no? Sì, diciamo che ha tutti questi atleti sanno quanto è importante l'aspetto mentale nelle competizioni, ma tutto lo sport moderno ha capito che la testa è quella che guida poi il fisico. È importante arrivare sereni alle corse, arrivare concentrati con lo spirito giusto, arrivare propositivo, non lasciarsi prendere dall'agitazione. Nell'orienteering è facile farsi prendere dall'agitazione, perché quando si sbaglia poi certi atleti vanno in tilt, mentre Betega, come vedi qua, va bello tranquillo, legge tanto la mappa, è dotato di ottima memoria, quindi mentre in questa fase pedala e dà un'occhiata ai prossimi punti, pedala, guarda avanti, osserva la carta, tiene il segno, è sempre bello mentalizzato. Ricordiamo che prima della partenza di questa prova a squadre miste c'è stato, come per tutti gli eventi sportivi in questa giornata, il minuto di silenzio per onorare ovviamente la memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Non poteva certo esimersi l'orienteering, quindi prima del via c'è stato il minuto di silenzio in segno di omaggio al presidente emerito della Repubblica, e poi via per questa prova che vede adesso arrivare Fabiano Betega per il cambio con Luca Dalla Valle. Avete visto, molto più rapido rispetto a quello di prima con Iris Aurora Pecorari su Betega, no? Sì, abbiamo visto che c'erano ancora le due formazioni della Danimarca assieme alla Lituania, e poi noi siamo sesti, siamo passati da decimi a sesti. Ora tocca a Luca Dalla Valle, che lo vediamo decisamente tonico, lanciato, l'ho visto su un tratto di salita, era veramente al limite, e adesso qua sta affrontando questa parte nel bosco, come vedi una parte molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto in precedenza, quel bel pratone soleggiato. Qua invece siamo su un sentiero meno visibilità, ecco, però lui è un atleta che sta andando molto bene. Ringraziamo poi tutti quelli che hanno collaborato anche alla realizzazione di questo evento da un punto di vista media, a partire da Claudio Russo e Andrea Russo. Allora, mentre seguiamo la prova, l'ultima prova di Coppa del Mondo di Mountain Bike Orienteering, vi ricordiamo anche che dall'1 all'8 ottobre il Movimento Sportivo Orientistico Internazionale troverà
in Veneto, sì, tra Verona, Vicenza e Schio, Soave, il suo punto d'incontro, evento che sarà proposto anche su Rai Sport. Si parla dei campionati europei 2023 di sprint di corsa orientamento, non mountain bike, ma corsa orientamento, validi come finali di Coppa del Mondo, che per la prima volta in Italia vedranno correre con mappe e bussole 2000 partecipanti, 350 gli elite, ma poi ci sono i master, i giovani, insomma 2000 partecipanti in rappresentanza di 39 paesi, davvero un appuntamento importante, di un certo livello, sì, no? Qua sono in Alpecimbra, sono 18 i paesi, abbiamo visto un gesto e anche qui ci sono le gare di contorno, diciamo così, dei master. Abbiamo visto prima un gesto tecnico tipico, c'erano gli atleti che dopo avere ottenuto il cambio ritiravano la propria mappa, perché anche qui il percorso si scopre nel momento in cui si gira la cartina. Oggi come vedi anche Dalla Valle poi sta rimontando un pochino, è quinto in questo momento, mentre un grosso errore da parte delle formazioni danesi che sono completamente saltate e la Lituania passa al comando e seguita dalla Cechia e poi la Svizzera. Danimarca che addirittura giù dal podio e l'Italia sta cercando di raggiungerla. Siamo in quinta posizione. Qua vediamo lo svizzero che sta viaggiando verso la medaglia di bronzo. La Svizzera si difende sempre bene, davanti però ci sono i paesi dell'est, Lituania su tutti. Per chiudere il discorso sugli europei organizzati dal general manager Gabriele Viale, saranno 13 le gare gestite in 10 differenti comuni, grazie a uno staff di 200 persone. Ci saremo anche noi, no, sì, Pietro, per raccontare un po' che cosa accade, anche perché la manifestazione importante è in casa, in Veneto, e dunque diamo come dire, giusto risalto. Senti, allora, già che ci siamo, annunciamo i convocati dal CT Stefano Raus, che saranno 7 uomini: Mattia De Bertolis, Marco Anselmo Di Stefano, Sebastian Inders, Francesco Mariani, fratello di Antonio che vediamo qui, Riccardo Scalet che rientra da un infortunio, Mattia Scopelli, Giacomo Zagonel. Mentre arrivano i lituani che hanno vinto, finiamo sì, anche con le donne: sono Caglio Dallera, De Biasi, De Nardis, Lucchetta, Palumbo e Scalzotto, e vincono a sorpresa e secondi classificati i cechi. Quindi i cechi si confermano una potenza, vincono la graduatoria finale di Coppa del Mondo, ma su questo non c'era dubbio. Terzi e poi gli la Svizzera. Sì, allora Lituania oro, cechi argento e Svizzera bronzo. Vediamo poi se Danimarca o Italia. Dalla Valle, ma in mezzo c'è la Danimarca, sì, e Italia quinta. Allora Lituania, Cechia, Svizzera, Danimarca, Italia sesta, la Francia. Uno stremato Luca Dalla Valle per quest'ultima prova, squadre miste, Coppa del Mondo mountain bike orienteering. Eccola la classifica: Lituania, Cechia, Svizzera, Danimarca, Italia in quinta posizione. Peccato per quella stentata partenza, no? Nella sì, staffetta. Peccato, però gli azzurri credo siano molto contenti, sono anche molto stanchi, sono al terzo giorno di gara, hanno vissuto quella long così massacrante. Prima di passare poi alle interviste, un pensiero doveroso va sicuramente a Roberto Sartori, che è stato praticamente l'inventore dell'orienteering in Alpecimbra, colui che ha voluto questo evento, ha presentato la prima candidatura che poi è stata portata avanti, e quindi sicuramente tutto il territorio lo ha ricordato Michael Regg, l'ha ricordato la Daniela Vecchiato, e qua la voce ai protagonisti. Il bilancio finale spetta il grande patron di questo evento, Fabrizio Bonecker. Grazie, sì, il bilancio finale secondo me è stato eccezionale, abbiamo avuto una 3 giorni di gare fantastico, i concorrenti sono contenti e quindi direi ottimo. La chiusura di oggi è stata fantastica, Folgheria è un teatro meraviglioso, la piazza, il centro, il sole ci ha aiutato, direi ottimo, ottimo. Presidente Anesi, si chiude questa Coppa del Mondo con un bilancio che migliore non si poteva desiderare. Beh, avere una Coppa del Mondo in Italia di mountain bike e ottenere questi risultati era davvero insperato. Io devo esprimere davvero un grande applauso ai nostri atleti che hanno saputo onorare al meglio questa volontà della federazione di portare in Italia grandi manifestazioni internazionali. E con il progetto Giovani siamo riusciti davvero a creare un'amalgama tra le vecchie glorie, se mi è consentito, e la nuova generazione. E questo fa sì che l'orienteering in mountain bike, in questo caso, cresca, e mi auguro cresca anche in tutte le altre discipline.
Si chiude allora la tre giorni di mountain bike orienteering in Alpe Cimbra con l'Italia che ottiene due ore importanti grazie a Fabiano Bettega, un bronzo mondiale con Iris Pecorari. Grazie Pietro Ilarieti. Beh, grazie, è stata, diciamo, abbiamo raccontato un evento storico per la mountain bike orienteering italiano, quindi un vero piacere, e ora ci vediamo per i campionati europei dove speriamo di raccogliere altrettanti risultati. Grazie a Tommaso Ecker per la collaborazione tecnica, grazie a voi gentili telespettatori, rimanete con i programmi di Rai Sport.